A Palazzo del Carmine una mostra fotografica della Real Mestranza ed espositiva di artigianato artistico. Abbiamo pensato, annualmente ovviamente non possiamo fare sempre gli stessi tipi di mostre, abbiamo pensato di valorizzare non solo la Real Maestranza intesa come manifestazioni di chi ha partecipato, infatti facciamo in un locale, noi esponiamo tutti i gemellaggi che abbiamo fatto, almeno parte dei gemellaggi che abbiamo fatto. Però in una stanza abbiamo pensato, anzi all'entrata in un'altra stanza, di esporre le opere dei maestri artigiani della Real Maestranza. Sono opere personali, sono opere che si dilettano gli artigiani a fare, a costruire per passione, e che però abbiamo visto che hanno una loro importanza, una loro preziosità, intesa proprio come arte. E quindi abbiamo pensato bene di esporre queste opere, pensando, e credo bene che sarà, di interessare anche il cittadino nisseno nell'ambito delle manifestazioni della Settimana Santa. Infatti la manifestazione sarà inaugurata oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà esposta fino alla domenica di Pasqua per tutta la Settimana Santa. Quindi i cittadini nisseni avranno la possibilità, mentre vedono durante la manifestazione della Real Maestranza e della Settimana Santa, anche queste opere. Tra i protagonisti è anche Pasquale Tramontana, l'artigiano del Guinness dei primati. Io, come ogni anno, mi metto a disposizione i miei lavori. Quest'anno particolarmente ho voluto presentare l'abbraccio della speranza, che il nostro vescovo ci tiene. E difatti, come vedete dall'altra parte, adesso che ho fatto l'abbraccio della speranza, la chiesa della cattedrale, quella antica, con la ferrata, quella che c'era una volta. E così come vedete l'altra chiesa di San Domenico. E poi quella del Signore della città. Sono delle. Mentre invece quell'altra è un'altra opera, sempre cattolica, che io, difatti, le mie incisioni su cuoio sono particolarmente fatte per cose sacre. Come ha realizzato le sue opere? In parte sono sabbia e cemento, perché io, essendo che facevo lo stuccatore, praticamente so come va la dose del cemento. Poi dipende l'opera che io devo fare, ci metterò delle cose, che i fili, insomma, ci saranno delle vie cose di poter rifare, perché il cemento si può anche spezzare. E varie opere sono fatte con l'argilla, infatti veramente con tutto il cuore ci ho messo veramente tanta voglia di farla, essendo che io faccio parte dell'Unione Muratore. Quindi con tanta passione ho creato la vara dei muratori. Devo dire anche chi sono i maestri che espongono, anche per dare loro merito, sono il maestro Mario Buscemi, Luigi Iannello, Alfonso Mirandi, Gioacchino Ricotta, Giovanni Solami e Pasquale Tramontana. Ognuno espone la propria arte in una maniera diversa, fra la pittura, la scultura, sul legno, su pietra e anche su marmo.